Ben ritrovati al nuovo appuntamento di TC7, il settimanale di informazione della nostra emittente che vi propone i servizi più significativi. Il turismo nell'isola in questa ennesima estate pandemica sta andando bene e fa ben sperare. Abbiamo sentito a tal proposito l'assessore di competenza della Regione Sardegna. Ma non tutto però, secondo i dati, sta filando liscio. Arrivano a causa della nuova ondata di contagio le prime disdette. Ancora la pandemia ha distolto l'attenzione sulla tutela e sulle cure delle malate di tumore, presa di posizione dell'associazione a tutta il femminile Coordinamento 3. La Diocesi di Cagliari invita alla solidarietà attraverso la donazione dell'8 per 1000, della denuncia dei redditi, appello di Monsignor Batturi, c'è tanto da fare. Infine, a Jerzo è stata allestita la mostra di Maria Lai, Ricucire il dolore, tessere la speranza, la Via Crucis, realizzata nel 1981. Il turismo sta andando bene in Sardegna, questo è un momento positivo per noi. I turisti vengono 4 mesi all'anno e l'80% vengono per il mare, tutto il resto negli altri 8 mesi sono piccoli numeri spalmati negli altri 8 mesi, dobbiamo destagionalizzare. Adesso anche il governo nazionale finalmente ha capito che i parametri delle cosiddette zone e dei colori vanno rivisti, si guarderà probabilmente sugli effettivi ricoveri che sul contagio, gli effettivi contagi. Il turismo non si può fermare, abbiamo bisogno veramente di questa economia, sarebbe un dramma. Cosa ne pensa del Green Pass? Ma il Green Pass è giusto, ormai non si può fare a meno. Io trovo giusto che chiunque si metta in viaggio, chiunque voglia andare in un luogo, deve garantire la sicurezza al prossimo che è oltre che a se stesso. L'incolumità delle persone che ti stanno vicino è la base principale anche per fare una vacanza sicura e stare sicuro in qualsiasi posto. Perché la Regione ha deciso di non prorogare la sua disciplina sui controlli negli ingressi e si è avuta paura che questo potesse frenare il turismo nell'isola? Sì, perché spesso ci sono molte richieste dai vari settori, chi dice una cosa che un'altra. Controllare la massa di arrivi non è facile. Probabilmente non siamo preparati, probabilmente gli aeroporti non sono preparati, però poi alla fine sarà anche obbligatorio se continua così. I controlli, a mio parere, devono essere obbligatori, fatti alla partenza, non negli arrivi. E deve essere fatta una legge nazionale, non per chi viene in Sardegna, chi viene in Sicilia, in Puglia o altre regioni, è per chi viene in Italia, cioè se una regola unica e certa. Il turismo ha bisogno di programmazione e di certezze. La ripresa del mercato delle vacanze con il boom di arrivi in Sardegna faceva ben sperare, ma l'andamento della curva epidemiologica, altalenante ma in crescita nelle ultime settimane, e la necessaria stretta sui controlli all'arrivo o partenza dei vacanzieri potrebbe rivelarsi un boomerang per il settore turistico. Il mondo del turismo è preoccupato, c'è stata ed è in atto una forte ripresa, ancorché last minute, ancorché con una programmazione difficilissima da parte degli operatori, degli albergatori, di tutti coloro che lavorano in questo bellissimo mondo. C'è un problema perché oggi abbiamo degli arrivi paragonabili quasi al 2019, senz'altro in termini di arrivi nazionali, con gli internazionali siamo ancora un po' al di sotto. Questo vuol dire che negli aeroporti sardi transitano ogni giorno migliaia e migliaia di passeggeri. Allora un ritorno al controllo che si faceva quando avevamo 2, 3, 400, 1000 passeggeri al giorno nei tre aeroporti, ecco, fare questo quando invece ne abbiamo 15-20 mila, voi capite molto bene che sarebbe un grossissimo problema. Vorrebbe dire, piuttosto che andare in Sardegna cerchiamo di raggiungere una località turistica con l'automobile piuttosto che non con il treno. Quindi deve essere spostato l'attenzione e il controllo non all'arrivo ma in fase di partenza. Per ora nessun allarme, ma la preoccupazione sulla stagione turistica dell'isola è crescente tra gli operatori del settore. Le disdette per il momento sono molto molto limitate, certamente si sta ancor più accorciando il lasso di tempo tra la prenotazione e l'arrivo, e questo è un grosso problema ovviamente, perché lavorare il giorno day to day è francamente molto molto difficile.
Presa di posizione vibrante dell'Associazione Coordinamento 3 Donne di Sardegna sullo stato del sistema sanitario regionale sardo, per il grave peggioramento dei servizi e cura dei tumori femminili e di assistenza alla salute delle donne, amplificati dal lungo periodo pandemico. La preoccupazione si è concretizzata con una lettera inviata all'assessore Mario Nieddu, con la richiesta di un incontro urgente finalizzato ad un miglioramento della situazione particolarmente drammatica. La situazione è, devo dire, precipitata per le donne. Parliamo di una sanità che non si occupa delle donne o che le sta potentemente, fortemente trascurando. Purtroppo il Covid ha complicato tutto, come sappiamo, ma è successo che le patologie più gravi che riguardano la salute delle donne, come per esempio le patologie tumorali del seno, ma anche dell'apparato ovarico, sono cadute in secondo piano, perché siamo arrivati al punto che, per esempio, dal 1 luglio di quest'anno, dal 1 luglio 2021, è stato interrotto il servizio di senologia chirurgica all'ospedale San Francesco di Nuoro, a cui afferivano tantissime pazienti. Questo significa che per le pazienti ricominciano i cosiddetti viaggi della speranza. Oltre in modo si aggiunge il disagio delle donne portatrici di handicap e delle loro famiglie, alle quali sono state negate a causa del Covid le visite domiciliari e servizi alla persona decantati dalla legge 162. Parliamo anche del fatto che, per esempio, le donne portatrici di handicap sono rimaste praticamente senza assistenza proprio in seguito al Covid, ma parliamo anche del fatto che sono stati chiusi negli ultimi 3-4 anni 5 punti nascita, Tempio, la Maddalena, Carbonia, eccetera, e ce ne sono altri 4 che rischiano di chiudere. Ma dove vogliamo andare? Già la Sardegna ha una grande sofferenza per una bassissimo tasso di natalità. Nella missiva il gruppo Tutto è Femminile propone una serie di interventi fattibili dove la salute della donna deve essere al centro degli interessi delle politiche di governo. Se le donne non sono curate, se le donne non lavorano, se sulle donne si scarica tutto il peso di una crisi come per esempio quella pandemica, è tutta la società che sta male. Questa Sardegna non può rinascere senza le donne. La solidarietà passa anche attraverso la dichiarazione dei redditi, per questo la Chiesa Cattolica rinnova il suo appello per ricevere l'8 per 1000 dai cittadini, una prova di fiducia che la Diocesi di Cagliari invoca tracciando un bilancio delle innumerevoli attività che queste risorse possono garantire, a vantaggio soprattutto delle persone più bisognose. Lo scorso anno la Diocesi ha ricevuto quasi 2 milioni dal gettito IRPEF della quota dell'8 per 1000 destinata alla Chiesa Cattolica, più o meno in misura uguale per esigenze di culto della popolazione e per esigenze di carità dell'intera popolazione italiana, naturalmente quella residente nel nostro territorio. E circa le esigenze di culto dobbiamo ricordare soprattutto le attività a favore dei beni culturali, e la conservazione, la fruizione, il restauro, la nuova edilizia di culto, il lavoro con i giovani, l'apertura degli oratori. E non possiamo poi non pensare a tutto l'intervento caritativo che nel 2020 è stato davvero importante a favore di quanti sono stati colpiti dalla pandemia o dalla crisi economica che ne è conseguita. Abbiamo lì speso davvero circa 600.000 euro e abbiamo costituito un fondo di solidarietà che ha già ripartito tra famiglie ed enti che si sono occupati dell'emergenza più di 1 milione di euro. Trasparenza diventa una parola chiave in questo rendiconto, dove si fa appello non solo ai fedeli, ma a tutti i cittadini di buona volontà che vogliono farsi interpreti della solidarietà attraverso l'attività della Chiesa Cattolica. Le attività della Chiesa non sono solo per la Chiesa, ma sono per tutti. E allora abbiamo potuto dimostrare che l'8 per 1000 ha funzionato da moltiplicatore, per esempio economico, da catalizzatore per aggregare altre offerte che poi sono state riversate a favore delle famiglie e dei privati in stato di bisogno, così come la capacità di fronteggiare la crisi con agilità, con rapidità, richiede naturalmente una condivisione ideale che nella Chiesa è pane quotidiano. Signore, 8 per 1000 è una formula numerica, quasi astratta. Se fosse invece uno slogan, un appello alla solidarietà, come lo chiamerebbe lei?
lottiamo per una maggiore solidarietà, diamo il nostro contributo per la solidarietà di tutti. Non costa nulla, neanche un'adesione di fede, se non credere in una società più libera, più pluralista e più solidale. Quindi libertà, solidarietà, pluralismo. Ricucire il dolore e tessere la speranza, le Via Crucis di Maria Lai. A Jersu, nel cuore dell'Ogliastra, terra di origine dell'artista, è stata inaugurata la mostra curata sapientemente da Nicole Forti, allestita invece eccezionale nella cantina degli antichi poderi della cittadina ogliastrina. Per Maria Lai il confronto con le storie della passione rappresenta il confronto con la vita. 70 opere, per la maggior parte inedite, legate alla straordinaria Via Crucis realizzata nel 1981, donata alla parrocchia di Ulassai, suo paese natale. Con lo stesso filo bianco con cui aveva tessuto le scene, l'artista torna su quelle impronte grigie e sbiadite, ritessendo le varie tappe della passione di Cristo. Perché l'arte per Maria ha senso solo se è impregnata all'interno della nostra quotidianità, è capace di leggerla, di comprenderla, di trasfigurarla. Il suo lavoro sui temi sacri è unico e potente, fatto di materiali poveri e veri, che affonda le radici nella sua terra e entra nell'anima di chi guarda con forza. È una poesia rara da incontrare. È tutto, grazie dell'attenzione, un grazie particolare ad Alberto Cicotto per la traduzione. Arrivederci.